Ora un attimo faccio qualche prova. Ok, faccio 100, tanto non c'è. Allora, 3, 2, 1, via. Ciao a tutti ragazzi, sono Emanuele del team di Mami Video Rec. Oggi vi propongo un gioco indie per la serie, appunto, gioco indie della settimana, che non è stata più settimana, ma comunque ci stiamo riprendendo. Si chiama Box Life, vai. Tekibo, guardate, Tekibo. Ok, play. Io non ci ho mai giocato, non so in che cosa consista. Ho solo detto, questo gioco sembra figo dalla grafica, facciamolo. Anzi, lo faccio. What to move, mouse to look around, esco from menu. Ok, volume 06, mouse sensitivity, full screen, ok. Return game. Allora, non posso saltare a quanto pare, quindi posso solo camminare. Ero su un pilastro qui, perfetto. Allora, io non so di che cosa parlerà questo gioco, so solo che veramente la grafica mi è piaciuta. Passo in mezzo ai cubi. Ok. Posso passare anche in mezzo a questi? No. Sarà quel tipo di cubo, ma. Cos'è questa cosa? Una sfera fatta di tanti rombi. Triangolini. Vabbè. Ho visto qua un buco esatto qui. Scendo sotto. Perfetto. C'è un cubetto arancione. Posso solo girarci attorno. Qua cosa c'è? Un altro cubetto. Cos'è quello? Questo di quell'icona del gioco. Cos'è? Che se mi dice? Press jump. Che? No, è figa questa cosa. Questa cosa mi è sempre piaciuta. Cioè, io posso. No, è figo. Posso piano piano, andando avanti nel gioco, posso trovare i vari comandi da sbloccare. Cioè, è troppo figa questa cosa. Non pensate? Non pensate? Ok, quindi di conseguenza, se posso saltare, posso salire anche qui. No? È la prima volta lo sto facendo, quindi non lo so. Posso prendere questo? Sì, posso prenderlo. E lo posso mandare di là. Cioè, non so, qua devo portarlo, oppure devo portarlo sotto dove c'è l'altro. Ah, posso assorbire tutti. No, non ho capito. Più mi allontano, appena mi avvicino finisce, appena mi allontano ricompare. Ma che cos'è sta cosa? Boh, cercherò di capirlo. Allora, saliamo qua, perché ho visto che c'è la scalinata, qui per tornare sopra. Salgo qui, salgo qui. Ora, io sotto, cosa c'è qua? Cos'è questo? Questo. Posso arrivarci fino là sopra? No. Allora, c'è il doppio salto? No. Avevo visto prima, qua sotto, che c'è un altro di quei cosi. Un altro di questi prismi, di questi cerchi strani. Vediamo se ci avvicino. No. Non posso fare niente. Non posso fare niente, fantastico. Quindi con questo cosino. A meno che non devo cliccare su quello. Oppure anche su questi. Boh. Mi sa che il gioco finirà molto presto. La recensione del gioco finirà molto presto. Dai, ok. Allora, posso saltare? Qua non ci posso saltare. Però voglio fare una prova. Allora, se vado qua e clicco qui, che succede? Posso prenderti? No, non posso prenderti. Quindi vado di qua direttamente. Vediamo se riesco a risolvere. Ecco, giustamente non posso saltare. Salto qui. Salto qui, l'ho vista 2 secondi fa questa scalinata. Vediamo dove mi porta. Salta. Ve lo fate i salti alla. Ah, questa è una cosa che odio. Ok. Sa fare i salti alla Halo. È bellissima questa cosa. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 e 11. Ah, e qua sotto cosa c'è? Un altro tasto. Un altro buco. Cast fireball with left mouse. No. No, non ci credo. Sono fatte di ghiaccio queste. Ecco perché c'è questo simbolo. E quindi con la palla di fuoco le posso distruggere. No, è figo. Figo! Troppo figo! Ok, mi fermo un attimo. Ti lascio un po' prendere la mano. Allora, sì. Faccio questo. Vado qui. Posso distruggere queste cose? No, però finisce l'effetto. Allora, salto qui, torno indietro perché forse mi servirà quel piedistallo di ghiaccio. Però aspettate un attimo, di conseguenza se posso rompere questi, io lì solo non ci posso arrivare, ma se io prendessi. Ah, ma se io prendessi un altro di quelli di prima, faccio vedere subito. Vado qua, ma no, non posso cadere. Se io tornassi qua e prendessi questo stesso prisma, sfera, quello che c'era qua sotto. Niente. Questo che c'era qua sotto, perché posso romperlo il ghiaccio, che cosa mi succede?
Ah, niente. Fantastico. Quando rompo tutto perché mi dà fastidio il ghiaccio. Allora, siccome là c'era un altro potenziamento, se l'avete visto, mi pare di aver visto c'è un omino accanto a una parete che mi che diceva che poteva salire. Ora, vediamo che cosa si può fare. Se io colpissi questo al fuoco, che fa? Niente. Niente di niente. Forse ci sarà la sfera di acqua, non lo so, perché questo è fuoco. Boo, vediamo. Andiamo. Là ce n'è un altro, ora. Prima non c'era, o sbaglio. Cosa ho fatto? Che è successo? Che è successo? Perché è diventato di questo colore? Quindi quello pure è diventato di questo colore? Boh. Va bene, allora, siccome voglio arrivare direttamente lì, faccio così. Faccio una bella scalinata. Faccio così, così e così. Mi ha fatto veramente bene questo gioco, cioè veramente. Ora lì non ci voglio arrivare perché mi dà fastidio se cado. Vabbè, vado qui. Ok, salto qui. Ok. Dovrei avere una sorta di pedana per poter arrivare. Ok, salto. Faccio così. Sì, una pedana di salto. Perfetto. Ah, non c'era bisogno, era qua vicino. Salto qui, salto qui, salto qua sopra e poi un'altra pedana. Prendo qua al centro per poterli prendere tutti e quattro. Sì, certo. Li ho presi tutti e quattro, esattamente. Faccio così, un'altra scaletta. Così, 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 così e così. Ok. Salta. Perfetto. Fino a dove arriva? Qua. Salta. Salta qui. Qua c'è un altro! C'è un altro potenziamento! Che figo! Queste cose che piano piano sblocchi i comandi è una cosa bellissima. Just a second time. Jump second time in the air. Doppio salto! Bellissimo, ecco come ci si poteva arrivare lì. Quindi così. Quindi se faccio così vado più in alto e ci arrivo qua. Non ci arrivo, non ci arrivo, non cadere. Sì, però qua ci arrivo. Due volte. Ah, no, 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 non cadere, non cadere. Ma perché devo cadere? Perché sono così stupido? Perché? Ok, continuiamo, 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 continuiamo. Anzi, rifacciamo. Quindi sbloccato, ho sbloccato fino ad ora il salto, la palla di fuoco, il doppio salto. Palla di fuoco. Adesso mi sblocca il fusto rodà di Skyrim. Sarebbe una cosa bellissima. Uno e una due. Cosa fa? See what was hidden. Cioè, guarda che cosa era nascosto. Che cosa? Disgraziati, mi hanno nascosto dei cubetti. Allora, salto qua. Vediamo. Ah! E che fa? Allora, qua col doppio salto ci potrei arrivare. Ok, no, no, ecco. Ci sono arrivato. Ora, devo riuscire a stare in equilibrio là sopra però. Ok, ci sono. Ci sono. Ci sono. Allora, uno e una due. Così. Uno e una due. E se prendo questo? Niente. Fantastico. Questi erano nascosti perché prima non li ho visti. Quindi se faccio un doppio salto dovrei arrivarci. Esatto. Piano piano vanno sbloccando gli oggetti per il livello. C'è un'idea geniale, no? Non geniale, di più. Questo cos'è? Un altro comando? Che fa? Right click to change sides. No, no. Cioè, posso diventare piccolo o gigantesco? E a che mi serve? Se divento piccolo, che succede? Lo vedo qua. Ah, forse, forse, forse. Non ho capito. Però se vado qua dentro da piccolo, che succede? Ho capito. A posto. Ho capito cosa devo fare. Allora, prendo uno. Questo di qua. Secondo me anche di qua effettivamente. Ho fatto tutto quel macello per niente. Due. Ci sono i vari piedistalli dove mettere le varie sfere. Due.
Sotto c'è il terzo e qua magari ci sarà il quarto. Forse cambiando forma posso prenderli. Forse, penso. Ah no, qua devo cambiare forma. Non ci credo, l'ho beccato subito. Subito. E beh? E che faccio qua? Ah! Non ci credo. Ok, che fa? Flying by pressing spacebar. Vola? Vola. No. No, che figo. Posso volare. Non ci... Per arrivare là sopra. No, 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 è incredibile. Allora, è molto bello, ragazzi, però non è niente male. Cioè, è figo. È troppo figo. Quanto sarà durato ancora il video? 200 ore? Però è bellissimo, cioè io non lo finisco, cioè continuo a farlo fino a che non finisce. Questo si cambia forma e lo colpisco, che succede? Niente. Perfetto. E qua però c'è del ghiaccio. E quindi se possibile. Ora che posso volare, anche quando ero comunque piccolo, sai come sono queste cose. Nascosto, segreto. Segreto. E che ho fatto? Niente. Un segreto. Tanto per sentirsi bravi, ho trovato un segreto. Non c'è niente di particolare. Bene. Allora vado qua. Poso questo qui. Adagio questo. E penso di poter prendere questo, no? No, devo andare qua sopra, cioè sennò fa così. Posso volare, cioè il jetpack. Che farà un rumore impressionante, io lo so già, quindi se non sentite niente scusatemi. No, non c'è niente. Fa rumore, fa rumore! Cioè mi dicono che forse cerca dei rimpunti. Eccolo qua. Magari però penseranno. Mi metto un attimo qua. Magari però penseranno che dice hai trovato questo bene, non è più niente da trovare. Ma invece c'è qualche segreto, quindi io andrò a cercare negli altri. Cercherò negli altri. Jetpack fa un rumore impressionante, non si possono... Abbassare il volume, ecco. Ecco, già è meglio. Se lo abbassassi un altro pochino, magari. Ok, già così si può accettare. E niente. 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 E niente, quindi no. Era solo uno dei miei pensieri più stupidi. Questi qua posso... Tento piccolo un attimo. E non capisco perché questi di qua sono diventati viola. Ora vorrei capirlo. Così? Cambio colore? Ah, ah no, non è scomparso. Sono troppo piccolosi, ecco. Quindi mettendo il quarto qua, forse dovrebbe sbloccarmi quella cosa di là. No. E che ha fatto? Che cosa ci ho concluso? Che cosa ci posso aver concluso in questa maniera? Ah, qua. Vabbè, sono cieco. Niente, sono cieco. Qua. E se vado qua? Che succede? È finito il livello? È finito il gioco? È finito. You have found left the box. Only one. Ah! Fantastico. Perfetto, chiamano al telefono. Ora, ho lasciato il box, cioè la scatola, quindi ho lasciato il posto dov'ero. Ho trovato solo un segreto su 6, quindi ho capito che faccio schifo. Perfetto, quindi posso giocare di nuovo, giocare di nuovo con tutte le abilità e andare fuori dal desktop. Beh, il gioco mi è piaciuto moltissimo, devo dire, è veramente incredibile. E lascio sbattere il telefono. Bene, questo gioco qua si chiama Box Life. Veramente bello, grafica eccezionale. Anche, pur essendo semplicissimo, però il fatto che piano piano sblocchi le abilità è bellissimo. Cioè il salto, il doppio salto. Bene, io vi lascio con questa visione di questo bello schermo dove dice che ho trovato solo un segreto su 6. Io sono Emanuele del team di Mami Video Rec. Ci vediamo al prossimo video di giochi indie. Ciao ciao!